feliz cá com um novo vídeo! Yeah! Yeah! Io sono Gali, conduttrice della mia sorellina. Siamo qua, abbiamo fatto due video. Uno è questo, e un altro video bellissimo che caricheremo sul canale di Nancy. Quindi, super imbarazzante. Sì, super imbarazzante, però bellissimo, che si sta mostrando tanto in questo periodo su YouTube. E ci sarò ovviamente anche io in quel video. Quindi dopo aver visto questo video, volate sul canale di Nancy, guardate anche l'altro video che abbiamo girato assieme, che è troppo troppo bello veramente. Ma adesso vogliamo fare il video del diario segreto, perché non so voi, ma io ho sempre avuto la passione e ossessione per il diario segreto fin da quando ero piccolina. Quindi ho sempre scritto diari. E lei praticamente mi vuole sputtanare, vuole leggere il mio diario in diretta, le mie confessioni, i miei segreti inviolabili. Oh, questo diario ha 10 anni. Oddio, che cavoli! Cadono con i cini, letterina, no, vabbè. Sono in amore. Non sappiamo, io poi conservo tutto. E lei praticamente adesso aprirà delle pagine a caso del mio diario e inizierà a leggere. Che divertimento! Io ti giuro, ho seriamente paura, perché a volte mi è capitato di rileggerlo e stesso io quando lo rileggevo dicevo: oddio, ma non ero una persona normale, tipo, qua avevo tipo 14-15 anni. Sì, infatti, di 10 anni fa. Ero pazza, ero folle, ero tutta cretina, quindi vabbè. Comunque, lasciatemi un like. Come per... ora, d'altronde, la stessa scemità, lasciate tanti like, perché no, è una bella vibrazione. Per il coraggio mio di avervi voluto aprire la parte del mio cuore, a parte scherzi, no? È comunque come una cosa segreta. È una cosa segreta, perché io vi voglio tanto, tanto bene, non voglio avere segreti con voi. Soprattutto voglio fare quando ritardo, perché so che ve le farete. Vabbè, quindi, va. Ormai. Ma poi guardate come è scritto fitto, non si capisce sì, niente. Allora, vai, iniziamo. Ciao, diario. Oggi è il 2 novembre. Mamma mia, il giorno è giusto per scrivere. Ancora un altro giorno senza scuola. School! Hai capito? Inglese! Senza school, but tomorrow si ritorna! Ma che cacchio credo! But tomorrow si ritorna! Proprio bimba minchia! Stamattina mi sono svegliata alle 12. Ah, sembra settembre quando mi alzavo alle 2. Maro, che bello! L'estate! Maro, che bella l'estate! Perché prima si svegliava il mondo di più la scuola, ok. Sto ascoltando lo stereo. Madonna mia, è dura studiare. Dovrei studiare. Ah, dovrei studiare, non si capisce niente. Dovrei studiare un cofano di materie. Cofano significa molto in napoletano. Ma non so da dove cominciare. Ragazzi, poi vi devo dire una cosa. Praticamente tutte le C stanno scritte con la K. La K sempre. Vabbè. Ma non so da dove cominciare, poi mi rompo, cioè io vorrei pure farlo, ma non ce la faccio, è più forte di me. Non vuole mai studiare. Niente di meno, siamo appena a ottobre, già ho tutti i compiti arretrati e già non so niente di niente. Vai così, vai. Almeno gli altri anni per i due minimi mesi era tutto a posto e ce la facevano a rimanere indietro. Ma poi dopo cominciavano i casini, ma quest'anno me la vedo proprio butta. Le cause sono secondo me perché primo mi analizzavo, no? Ancora non mi sono realmente resa conto che la scuola è iniziata, perché tra filoni, assenze, oddio, proteste e cose varie, puntini sospensivi, non ci vado quasi mai a scuola. Cioè, magari pessima, non andavo a scuola, facevi filone. Due, vogliamo sapere il secondo punto, mi raccomando. Il primo era una lista, era meglio non dirlo. Perché non mi sono resa conto che non è come l'anno scorso. L'anno scorso avevo fatto lo sperimentale. L'anno scorso non si capisce, ragazza, dovresti studiare. Ma come scrivi? Ma che lingua è? Non si capisce nulla. E quest'anno, riassumendo, quest'anno le cose sono assurde. Nuove materie devo studiare perché non le conosco. Proprio perciò ho paura che io per essere promossa devo essere prima bocciata. No, ma che proprio complessata. E devo ripetere l'anno, perciò ho paura che quest'anno vengo bocciata e poi l'anno prossimo promossa. Di questo passo mi diplomo 21 anni e tutto va bene, puntini sospensivi. Allora, era proprio ottimista. Due punti, no! Tre puntini sospensivi. Secondo me leggiamo un'altra cosa, perché qua no. Questo era il primo novembre, santi di tutti i santi, aiutatemi, non voglio essere bocciata. Vabbè, questo insomma è una pippa mentale, perché veniva bocciato oppure no. Madonna mia, qua c'è scritto viola, ogni pagina è scritto un colore diverso.
E mo vai dall'inizio, scusa, la cosa iniziale che ci sono da qua. Il 13 novembre, sempre novembre, sì. Ciao bimbo, ma che al diario lo chiamano bimbo? Sì, lo chiamo bimbo. Sono da poco tornata da scuola con la K. Ho mangiato, litigato con mia madre e tra poco vado in piscina. È da un po' che non scrivo, mo ti racconto. marzo. Vai. Ciao diario, sono passate ore 23:55. Anche l'orario è importantissimo. Ciao diario, sono passati molti giorni da quando ho scritto l'ultima volta. Oggi è venerdì 23 marzo. Sto aspettando che mia sorella finisce di vedere Mile Shiro. Sarei io che vedevo Mile Shiro. Che figura. Vabbè, eravamo piccoli. Sì. Vabbè, più o meno piccoli. Per andare a ritirare le foto di Firenze. Da 7 marzo più o meno le cose si sono evolte, come sempre. Evolute? Ah no, evolute, scusa. Allora sempre. Io ho scritto evolte. Infatti, tu hai scritto evolte. Sono andata a scuola, sono uscita con Massimo, sono andata in piscina, sono andata a fare compere con mia sorella. Ho litigato con mia madre perché non voleva farmi partire. Volevo ritirarmi da scuola. Ma no, tutto in una settimana. Oh, volevo trovare un lavoro. Poi però sono partita e mi sono divertita molto. Con i miei amici, sono stata molto bene, abbiamo girato per Firenze, abbiamo riso e fatto stronzate con la pala. Sì, stronzate con la pala. Ho passato momenti indimenticabili, che carina. Anche se in certi momenti avrei voluto abbracciare il mio ragazzo, siamo andati a ballare, però poi siamo andati a ballare, si sono tutti ubriacati, io ero un po' brilla. Io pure ero brilla. Ci siamo persi più volte per trovare la strada per l'albergo. Abbiamo dormito tutti assieme. Oh my god. Sì. Confessiamo le orge notturne. Mi è venuta la febbre. C'è un pratico in telegramma con tutte le cose successe. È successo di tutto stata strana. Poi sono ritornata poi sono ritornata a Napoli alla stazione. Oggi non sono andata a scuola. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Niente di interessante. Facciamo pure questa ragazza, cioè qua bellissima. Potrebbe durare ore e ore sto video perché no, direi anche no, perché veramente poi è troppo divertente, uno sputtanamento proprio, vabbè, noi ci diverti. Ciao, oggi è venerdì 12, non lo chiami più bimbo, vabbè. Oggi è venerdì 12, ti racconto un po' la ripetizione dei miei giorni, ripetitivi, ripetuti monotamente. Ma che è sta cosa? Aspetta, i miei giorni ripetitivi, ripetuti monotonamente come in una ripetizione ciclica. Monotonamente, come una ripetizione come. Ma non stavo bene. 20 gennaio. Vai. Ciao diario, prima cosa devo dirti che sono incazzata nera. Come al solito, perché con 2K mia madre non mi ha fatto il bollettino per il viaggio a Praga. Ha fatto bene, non devi andare a Praga, cattiva, no, perché doveva fare il viaggio con la scuola e mia mamma non voleva far andare. Perché eri cattiva, non studiavi, studiate. No, perché deve soldi per mandare. Spero tanto che me la faccia domani. Ah, me la faccia domani. Perché se no è proprio guerra in questa casa. Ta-ta-da! Guerra sia. Cioè, dai. Ma ce andiamo a comandare, dai mamma. Se mi fai il biglietto mi impazziscono. Mia madre disse che dovevo dirlo a mio padre e dovevo parlarne con lui. Figurati. Sta proprio fuori. Con 3 puntini esclamativi. Vabbè. Ciao diario. Oggi è martedì 16 gennaio, tutto rosa. Forse è un giorno positivo. Ma chissà, non ero molto positivo in quell'età. Infatti, ragazze, questo voglio dire, una piccola parentesi di serietà, no? Anche per questo ho voluto fare questo video, perché io spesso vado a leggere il diario di quando ero adolescente, teenager, e mi rendo conto che ero molto molto negativa, rabbiosa. Benché quegli anni dovessero essere gli anni spensierati, gli anni più felici, no? Di quando uno è ragazzo, sei teenager, se no dico fino ai 20 anni. Invece io mi rendo conto che sono molto più felice e soddisfatta adesso nella mia vita più di prima. Vedevo proprio la vita in un modo più negativo, avevo più paure, ero molto molto negativa. Quindi bene, questo voglio dire, se voi magari avete, non so, 14, 15, 13, è normale che siete pessimiste, è normale, rabbiose, non vi scoraggiate, che magari vi sembra tutto nero, tutto difficile, avete paura, così, avete molti momenti no. Non vi scoraggiate, è semplicemente una fase della vita che comunque non è facile.
sicuramente dopo i 20 anni acquisterete più sicurezza, troverete la vostra strada, il vostro lavoro con la scuola, troverete magari un amore o comunque avete un rapporto migliore sicuramente con i vostri genitori, che è un po' conflittuale quando un adolescente, no? Quindi non vi scoraggiate e sicuramente diventerete persone più positive, persone migliori. Questo è quello che è successo a noi, anche a te, no? Penso. È vero, comunque nel diario uno si sfoga, è normale, ci sono scritte le cose negative, brutte, poi nella realtà. Però avere un diario secondo me vi aiuta. Sì, ragazzi, quindi anche se magari poi dopo qualche anno andate a prendere vi vergognate, cioè, però dai, farete sicuramente una risata. Sì, no, una risata. Questo sì è vero, però è anche un momento, in quel momento parli e ti sfoghi, sì, parli a te stessa, così scrivi a te stessa, quindi scrivetelo il diario e poi nascondetelo bene dai vostri genitori, dalle vostre sorelle che vanno a leggerlo, perché no, questo è bellissimo. Dai, vai. Ciao diario, oggi è martedì, sono le ore 12:45, quindi vuol dire che non eri andata a scuola. Non eri andata di nuovo a scuola. Ma 16 gennaio è la fiera, una festa di Natale. 16 gennaio, non penso proprio. Bravo, io me le prendevo con calma. Sto nella mia stanza e ascolto Gigi D'Alessio. Che schifo. Bene, sulla cotolata, metto scupigliata. Ma sai cosa sarò bello tu? Ho posizionato. Basta! Mio marito ha buttato. Ma basta, stoppiamo. Vai. Non sono andata a scuola. Non sono andata a scuola. Wow, ho confessato di nuovo. Mi scocciavo di alzarmi dal letto. Mi sono svegliata poco fa alle 12. Dopo mangiato mi vado a fare la doccia, cioè mettere panni a presente, passato, vabbè, lasciamo stare. Dopo 2 ore di ginnastica. Ah, ha fatto pure la ginnastica. Ah, no, ginnastica a scuola. Dopo le 2 ginnastica a scuola, perché a scuola facciamo ginnastica. No! Sì. Hai fatto colazione, hai mangiato, ti sei fatto la doccia, però prima hai fatto 2 ore di ginnastica a casa. Ma no, io facevo ginnastica. Che ne so, ieri non sono andata in piscina, facevo pure ginnastica in piscina. Ah, molto sportiva. Sì. No. In questi ultimi giorni mi sento strana. Ah, Dio, questa mi è una cosa strana, agitata. Non lo so. Non lo so. Non riesco a capire. Puntini sospensivi, ragazze, basta. Questa è una cosa troppo privata. È una cosa scabrosa. Non lo voglio leggere perché veramente mi potreste sconvolgere. Perché è una cosa proprio hot. Oddio mio. Oddio. No, vabbè. Comunque, a te, questa è poi. Poi continuo. Come scrivere un libro? Dai, il tuo diario. Contattatevi qualche casa editrice. Faccio un libro con le mie confessioni. Sì, guarda, c'è fatto così di sotto polvere. Che memoria di Carlita Dolce. Sì. La mia, proprio le mie, quello è uno. Leggi sto libro e ti uccidi. Ma serio? Oppure sta per una bottiglia di spumante, dice viva, io sono proprio una persona positiva. Oh, ero proprio negativa. Ma vabbè, peggio di me, non pensavo. Erano proprio due persone negative al massimo. Vabbè, ragazzi, mi raccomando, lasciatemi un like. Spero che questo video vi abbia fatto sorridere. Comunque vi abbia dato un bel messaggio, soprattutto alle ragazze più giovani, di scrivere su un diario. E non abbattervi. E non abbattervi, perché comunque io comunque sono diventata una persona molto molto positiva, a differenza di prima che magari mi abbattevo, comunque vedevo le cose in modo più negativo, quindi c'è speranza per tutti. Vi voglio bene, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, andate sul canale di Nancy a vedere il video che abbiamo fatto assieme a Nancy, che super divertente, troppo divertente, là vi fate 2 risate perché immagino che adesso vi state abbattute. Ciao.